ho scelto Cusano. È un annuncio importante che riguarda l'attività che ho svolto questa mattina. Come sapete, sin dal mese di agosto è partito un piano di pulizia straordinaria delle caritomine ed è stato avviato il piano foglie, ossia il piano di pulizia delle foglie che ovviamente gli alberi di Roma lasciano cadere sulle strade. Ad agosto è stata avviata la programmazione, chiaramente con la stagione primaria che è partito il piano foglie. Questa mattina abbiamo inteso creare un gruppo di lavoro che integri sostanzialmente questi interventi affinché vengano effettuati in maniera omogenea, quindi con un solo passaggio ripetuto ovviamente nelle strade si può procedere tanto alla pulizia delle caritomine e dei domini quanto alla spazzatura e alla rimozione delle foglie. Tutto questo per riuscire ad essere i più efficienti Le caditoie, queste infernali caditoie che creano questi laghi artificiali a Roma ogni volta che piove. Di questo, ma insomma anche del decoro, della pulizia della nostra città, si è parlato questa mattina a Roma. In una conferenza stampa dove era presente il sindaco Virginia Raggi, l'avete sentita, ne parliamo in collegamento insieme a Daniele Diaco, che è presidente della Commissione Ambiente al Comune di Roma. Ben trovato presidente, buonasera. Salve, buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie presidente. Si sta mettendo le mani evidentemente in ama, presidente, perché insomma oggi era presente il nuovo amministratore unico di Ama, Antonella Giglio. È stato presentato ufficialmente dal sindaco Virginia Raggi. Questo è un nuovo corso per la partecipata del Comune di Roma. Che cosa cambierà? Allora, noi intanto da oggi abbiamo segnato un momento importante, in primis perché è una conferenza stampa fondamentale che dà delle novità importanti sul ciclo dei rifiuti a Roma. Noi vogliamo, come da programma, portare avanti il programma di rifiuti zero, perciò quello che è stato individuato, insomma, le azioni fondamentali per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma. Vogliamo iniziare con la raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. È importante insomma iniziare da lì perché sappiamo che negli anni a venire ci sono stati tanti disservizi, ma comunque è un modo per iniziare un progetto di raccolta differenziata a tutto tondo. Ecco, le utenze non domestiche a Roma sono migliaia, come sappiamo Roma ha un bacino di utenze domestiche importanti, ma dobbiamo anche sottolineare che molte non sono censite e questo provoca sia delle problematiche fiscali, chiaramente che vanno a innalzare poi la tariffa dei rifiuti, ma delle problematiche anche sul decoro della città, certo. Perché solitamente insomma troviamo dei cartoni depositati sul ciglio della strada, presso chiaramente il chiudere di immondizia, ed è chiaro che sia per un discorso di decoro che per un discorso di riciclo vogliamo iniziare da lì, anche come progetto pilota. È importante servire le utenze non domestiche che producono una quantità sia di umido, chiaramente facendo riferimento alle attività di ristorazione, ma sì, anche diciamo di cartoni, chiaramente che vengono prodotte dalle altre utenze. Eh sì, perché ecco, presidente Diaco, diciamoci la verità, camminare in zone turistiche molto belle del centro storico, che sono sicuramente frequentate dai viaggiatori e ovviamente piene di locali, vuol dire camminare in mezzo, no, a mondezzai veri e propri, dove ci sono delle buste abbandonate, proprio si creano degli angoli disastrosi. Tutto questo fa male alla città in generale. Ma infatti, come appunto le dicevo, noi dobbiamo dare in primis un'immagine di una città pulita, efficiente, ma allo stesso tempo sostenibile, perché la raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata non è soltanto un modo per rendere la città più pulita e più decorosa, ma è anche un segnale importante, fondamentale per rispettare l'ambiente. Ecco, la raccolta differenziata diciamo, guarda molto a questo aspetto, chiaramente della sostenibilità. Noi puntiamo con un progetto pilota nel primo municipio e nell'undicesimo municipio, che sono poi di fatto i municipi più
più consistenti. Già sono intervenute, vero? Scusi Presidente, interrompo, per arrivare al nocciolo della questione. Sono già intervenute delle squadre su questo lavoro? Sì, noi no? abbiamo già iniziato un progetto pilota giovedì. E chiaramente insomma, auspichiamo che 40 strade sono state insomma pulite. Sì. Sì, esattamente. Lungotevere, Cristoforo Colombo, Laurentina, Aurelia, Appia, Viale Ardiatina. Marconi anche. Ah, okay. Sì, anche Viale Marconi che è diciamo, una zona dove sono presenti numerose attività commerciali, sia diurne che notturne. E noi inizieremo in questi due municipi, cioè abbiamo iniziato, mi scusi, un progetto pilota che poi ad aprile, insomma, inizierà effettivamente. Ecco, noi vogliamo poi arrivare, diciamo, dopo questo progetto pilota a una raccolta differenziata del 100%, perciò verrà esteso in tutta Roma, su tutto il tessuto romano e chiaramente vogliamo ricoprire tutte le utenze. Inoltre vogliamo con questo progetto vogliamo censire tutte le attività commerciali, perché come ben sappiamo molte utenze commerciali non sono censite a Roma, insomma. Nascono sì. con molta facilità, però poi di fatto la tariffa dei rifiuti non viene pagata, perciò si crea sia un disservizio, chiaramente una mancanza di introiti chiaramente sul piano fiscale, ma anche sul piano del decoro, perché poi alla fine non vi è controllo, insomma. Senta, c'è un SMS da parte di un'ascoltatrice, si chiama Marta, al nostro numero 334-9229-505, chiede se ci saranno interventi di manutenzione anche sugli alberi. Mi scusi, anche? Sugli alberi. Sugli alberi, sì. Ci saranno? Sì, assolutamente sì. Diciamo, ci discostiamo dal tema ma qui entriamo nel tema servizio giardini sì. e dipartimento ambiente. Noi adesso abbiamo uno stanziamento di fondi importante che è di circa di 9 milioni, 5 milioni sulla manutenzione del verde verticale e 4 sul verde orizzontale. Sono, come dire, anche questa è una somma importante che dà ampio respiro per la manutenzione del verde. Noi chiaramente dobbiamo partire adesso con una programmazione, con un programma ben dettagliato, perché negli anni passati gli interventi sul verde sono stati eseguiti molto diciamo una situazione un po' randomica, ecco, senza una progettazione, una programmazione. Ed è chiaro che poi gli interventi sono stati anche molto violenti sulle alberature, e questo non è un bene, perché l'alberatura è un qualcosa che deve essere tutelato, cioè il verde è una risorsa e non è un problema. Noi dobbiamo cambiare la prospettiva a Roma e iniziamo già con uno stanziamento di fondi importante, ma da adesso in poi stiamo ridisegnando la filosofia verso la manutenzione del verde, perciò vogliamo anche dare maggiore respiro al servizio giardini. Io auspico che i servizi verranno mano a mano internalizzati, non più esternalizzati, per efficientare poi chiaramente quel servizio, ma comunque dare lustro all'amministrazione. Abbiamo le risorse, abbiamo gli strumenti ed è bene utilizzarli. Certo, notavo ovviamente, per quella che è la mia visione a livello di quartiere, che c'è stato un periodo in cui si notava un maggiore intervento. Ultimamente la situazione sembra di nuovo precaria, per cui parlo dei cassonetti. Presidente, come mai si va un po' a strappi? Da cosa dipende, se l'è stato possibile focalizzare? Guardi, noi in primis vogliamo chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma, perciò oggi la conferenza, come dicevo, è un segnale importante che dà delle informazioni utili per il cittadino. Intanto vogliamo portare avanti il tema delle isole ecologiche, un tema che riguarda tutti i cittadini romani, tutti i municipi. Per i grandi rifiuti, insomma, i rifiuti per ingombranti, diciamo così. Sì, non soltanto ingombranti, noi vorremmo poi anche mano a mano creare delle isole ecologiche un po' più piccole, insomma, per agevolare anche il conferimento. Però, come vi dicevo, l'isola ecologica, la raccolta differenziata per utenze non domestiche, chiaramente anche quella per le utenze domestiche, sono gli strumenti che fanno parte del piano del nostro indirizzo politico, è quello che veramente fa riferimento ai rifiuti zero, che poi porta alla chiusura del ciclo dei rifiuti.
Noi vogliamo portare avanti la delibera 72 di Tronca, che prevede 32 isole ecologiche a Roma. Abbiamo per questo motivo convocato anche una commissione ambiente per trattare il tema nello specifico. Ecco, molti municipi avranno nel proprio quartiere, nei propri quadranti, un'isola ecologica, insomma, che darà la possibilità poi al cittadino di conferire i rifiuti. Noi, per esempio, adesso sulle 32 isole ecologiche siamo arrivati ad aver individuato 10 aree, perciò a installare 10 diciamo, strutture, e sicuramente intanto partendo da la zona più periferica, o comunque diciamo la periferia di Roma, insomma, che sicuramente in questo momento soffre per svariati motivi, insomma, una parte di Roma che nel tempo sono state abbandonate. Per esempio io faccio riferimento al municipio Sesto, che non diciamo nell'individuazione comunque delle aree individuate appunto da AMA, l'amministrazione del municipio ha individuato altre aree, diciamo, alternative più idonee sicuramente per l'installazione di isole ecologiche. Lavoro è un lavoro importante. No, il lavoro è importante. Aggiungo io che è necessaria anche, come dire, usare un po' il pugno di ferro nei confronti della cittadinanza, perché il potenziamento guardi, delle isole ecologiche va bene, però sempre per esperienza personale, da me sanno tutti dove si trova l'isola ecologica, però proprio ieri notavo un bel materasso in terra vicino ai cassonetti, quindi... capisce quello che sto dicendo, no? Guardi, noi chiaro che... dobbiamo... la raccolta differenziata è un cambio, cambiamento culturale, ecco, diciamo, sicuramente il cittadino non è abituato, comunque se iniziati con un progetto di raccolta differenziata a Roma, di fatto senza una vera programmazione, progettazione, senza una, come dire, una sensibilizzazione poi verso il cittadino, cioè io direi quasi di facciata. Ecco, la raccolta differenziata invece ha bisogno di una, come dire, informazioni ben dettagliate e precise, cioè il cittadino deve sapere cos'è il rifiuto, dove deve essere conferito e dove andrà quel rifiuto. Questo è importante perché il cittadino deve essere a conoscenza della filiera del proprio rifiuto, perché di fatto quello è. Perciò una campagna anche informativa, di educazione, di sensibilizzazione verso il cittadino deve essere fatta, partendo dalle scuole per i più piccoli, perché come abbiamo detto oggi in un convegno, sono il futuro della nostra città e sicuramente loro devono crescere con una cultura verso il rifiuto. Il rifiuto è una risorsa, cioè la parola rifiuto di per sé già errata. E anche l'adulto, il genitore di oggi, deve essere informato chiaramente e comunque deve conoscere il valore del rifiuto e quanto quel rifiuto inquina. Ecco, questo è importante. Bene. Inserito nella consapevolezza dei cittadini romani. Anche noi, oddio, insomma, qualche scetticismo ce l'ho, però diciamo, confidiamo tutti, può darsi che, come dire, la teoria del vetro rotto, no? Se si comincia a vedere che le cose vanno bene, non soltanto immondizia per strada. Guarda, l'importante è dare mille impulsi a Roma, gli impulsi sono fondamentali. Bisogna dare, noi come amministrazione in primis dobbiamo dare il buon esempio, perciò portare avanti delle pratiche virtuose, bene. Ecco, questo... io credo sia doveroso. Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente e Comune di Roma, un compito importante, avviato il nuovo piano AMA, vedremo quali saranno i risultati. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Anche Ricicla Casa dal 1 dicembre, una vittoria importante per questa amministrazione, volevo ribadirlo. Perfetto, grazie. Grazie. Diaco, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie.